Al termine di una lunga stagione tortuosa e piena di insidie, siamo giunti finalmente all'ultima curva di un percorso logorante. Oggi Atletico Terme Fiuggi e Castelfidardo si giocano tutto negli ultimi 90 minuti per i rispettivi obiettivi. Da una parte la squadra dei Romondini che deve assolutamente vincere e sperare in un pareggio nel big match tra Pineto e San Benedettese per sperare in un ultimo sussulto in zona playoff. Dall'altra invece il Castelfidardo che ha bisogno invece dell'ultimo punto per essere certo di giocare i playout domenica prossima 29 maggio dallo stadio Capo i Prati di Fiuggi. Atletico Terme Fiuggi, Castelfidardo, un saluto da Riccardo Selvi e Marco Daguanno. Fischia intanto Olmi Zippilli, è cominciata. In mezzo c'è Bracciatelli, Braconi, serve a destra Camara, uno contro uno, Camara cerca il destro. Pallone largo, non di molto. Questa la prima occasione del match al 35esimo. Anche perché al Fiuggi servono i tre punti. Questa situazione va bene al Castelfidardo. Attenzione a Sowe, però, che è in posizione regolare. Sowe col piattone. Era tutto buono. Non si alza la bandierina dell'assistente. Cerca lo scarico per Marcelli. In zona tiro Marcelli con il diagonale. Tajani, uno sguardo in mezzo. Preferisce invece ricominciare da Palladini. Cross sul secondo palo. Non esce De Malia. Attenzione a Flores. In aria. Addosso però al muro bianco-verde, poi Rocchi col piattone, tocco di mano, soltanto calcio d'angolo. Inizia intanto il secondo tempo con il fischio di Olmi Zippilli. Braconi si libera senza fallo dell'avversario, cerca il destro l'11. La grande parata di Novi, Manari posizione regolare, vuole il cross sul secondo palo Jakubiv. Finisce a terra, poi Sowe si coordina per la rovesciata e trova un gol magnifico, il decimo in campionato di Musa Balla Sowe, ma attenzione perché si alza la bandierina e dunque fuori gioco di Sowe, strozzato l'urlo in gola del vantaggio all'attaccante gambiano, davvero un peccato perché aveva segnato un gol pazzesco Sowe con la rovesciata, pallone all'incrocio dei pali. Fermani, poi Bracciatelli, imbucata per Braconi, in area di rigore, Braconi col destro. Largo a destra per Perkovic, uno contro uno con Turzo, Perkovic in surplus, affronta Manari, poi l'imbucata per Bracciatelli, in posizione regolare, Bracciatelli, la risposta strepitosa con i piedi di Novi, pallone in calcio d'angolo. Marcelli, arriva il cross in area di rigore, il colpo di testa di Braconi, fuori di un soffio, copertura di Montesi, ma ancora Braconi che ha un po' di benzina in corpo per Bracciatelli in area di rigore, Bracciatelli, l'ennesima ottima risposta di Novi. Arriva il fischio dell'arbitro, parte Palladini col mancino, morbido sul secondo palo, controlla Manari, in surplus il 7, vuole il cross, deviazione, calcio d'angolo, ma non c'è più tempo, al Capo i Prati finisce 0-0 tra Atletico Terme Fiuggi e Castelfidardo. La squadra dei Romondini chiude al settimo posto con 51 punti ed è fuori dalla zona playoff. Il Castelfidardo invece conquista il punto decisivo che gli serviva per giocare il playout tra 7 giorni nel derby marchigiano contro l'Alma Juventus Fano. Dallo stadio Capo i Prati di Fiuggi è davvero tutto, un saluto da Riccardo Selvi e Marco Daguanno. A chi l'avrebbe detto mai?